Questa è la postazione dove creo tutti i video. Aia. Ed è proprio come ogni giorno, disordinata. Oggi non parliamo di scrivania o roba del genere, ma parleremo di video, come fare video per andare in bici e tutta l'attrezzatura che utilizzo. Però è fondamentale che teniate a mente questo disordine, perché vi farà capire nel video che io non sono una persona ordinata, ma nei video bisogna essere ordinati. Però come intro del video volevo fare un veloce unboxing con voi di questa scatola che mi è appena arrivata da Red Bull. Appena aperto, ed è praticamente, da quello che ho capito, è un gioco. Se vedete sotto il coperchio c'è una pallina e ci sono, vabbè, sotto varie cose da costruire e per far fare un percorso una paletta. Ti sfidiamo a trovare il modo più ingegnoso e creativo possibile per mettere le ali alle azioni quotidiane più semplici. Usa l'hashtag, va bene. Allora, abbiamo questi pezzi: bivio, buca da golf, ponte, restringimento, S, galleria, fighissima galleria. Poi il pezzo forte, ragazzi, roll-in. Io pensavo, ragazzi, di metterci quella mezz'oretta per creare il percorso. No, sono le 18.45, dalle 11 sono qui. Sono qui dalle 11 e grazie alla Vale che mi ha ripreso e mi ha aiutato a fare tutto questo percorso. Ve lo spiego in breve. Lanciare la pallina doveva finire qua dentro, andare giù di qua, poi passare dietro il telecomando, rimbalzare sul faldone, questo qui, cadere, rimbalzare sulla lattina, rimbalzare dentro questo coso, aprendo lo schermo, andava esattamente a finire sullo scivolo, dallo scivolo ponticello, poi cadeva giù, andava un po' più su qui che è in discesa, questo tornava indietro, passava nel buco, va qui, cade in mezzo al buco da golf, zaino inclinato in discesa, galleria dentro nella scatola e poi io sostanzialmente chiudevo la scatola. Ha funzionato? Ci abbiamo messo 6 ore per farlo funzionare. Doveva essere una cosa veloce e in realtà non lo è stata, come al solito. Però il risultato, sono soddisfatto. Finalmente possiamo partire con il video. Siamo passati già al giorno dopo. Ieri sera ero troppo stanco, non avevo più voglia di filmare il video, quindi ho detto vabbè, sapete cosa faccio? Lo faccio domani, tanto non cambia niente. Ultima cosa prima di iniziare, a breve rifarò tutta la mia scrivania postazione. È già arrivato qualcosina, ma non si può vedere. Comunque fatemi sapere nei commenti se volete vedere un video a riguardo, quindi un video un po' diverso dal solito, dove faccio vedere come verrà rivoluzionata tutta la zona editing e gaming, si può dire così, di camera mia. Ok, ecco qua, guardate qua che ordine, ragazzi, che ho fatto per farvi questo video. Questa scrivania non ha mai visto tutto questo spazio in vita sua. Comunque, ovviamente all'appello manca l'iPhone 11 Pro, che è lo strumento fondamentale d'emergenza per fare foto e video, perché di solito invece filmo, la camera principale è questa Sony Alpha 6500, con in questo momento montato un Samyang 12 mm. Tra l'altro, ragazzi, switchiamo subito a questa. Wow, 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 ecco qua. Siamo riusciti a switchare, ragazzi, con la nostra bellissima Sony Alpha 6500. Come vedete è l'obiettivo che di solito utilizzo proprio per questo tipo di riprese. Ecco, l'unica cosa difficile di questa Sony è che non ho lo schermino, come vedete, che si gira, perché lo schermino, come faccio a riprenderlo? Non si gira a 180 gradi. Quindi il difficile è sempre cercare di capire se mi sto riprendendo meno e che cosa sto riprendendo. Però ci ho fatto un po' l'abitudine e direi che funziona. Comunque, come potete vedere, accompagnato ha attaccato un treppiede che è veramente comodo anche da tenere in mano, siccome queste camere sembra, ma sono abbastanza pesanti, ragazzi, non sono leggerissime. Però la cosa figa di questo cavalletto è che si fa su qualsiasi punto. Adesso lo sto facendo su alla gamba del tavolo. Ok. Ok. Vedete, praticamente si riesce a far su, attaccare veramente ovunque, qualsiasi superficie, questo GorillaPod. Avete uno sgancio rapido in pochissimo, guardate. Io ho settato la camera, adesso non so se mi sto riprendendo a che altezza, però teoricamente vedete che più o meno funziona.
Ecco, l'unico difetto, ragazzi, vi assicuro che questi giunti tra di loro, allora io ho preso la versione, quella costosa di ferro, c'è anche la versione economica in plastica, l'avevo comprata, ragazzi, mi è durata pochissimo, qualche mese, e poi tutte le giunture si sono rotte. Comunque la testa, ragazzi, fatta benissimo, perché ovviamente allo sgancio rapido voi potete regolarla in qualsiasi direzione, inclinare in qualsiasi modo anche questo, quindi poi una volta settata chiudete, attaccate la vostra camera e siete ready to go. Prossima cosa di cui volevo parlarvi era il microfono, che è un microfono direzionale, quindi adesso probabilmente mi sentite molto meglio rispetto a quando parlo dietro la camera. Però riprendiamo sull'elenco. Obiettivo Sony 18-105, che utilizzo per tutte le riprese di solito in movimento oppure quando faccio le riprese in camera. È veramente l'obiettivo che, se volete comprare un solo obiettivo per una macchina Sony, questo è l'obiettivo perfetto. Basta, autofocus fantastico, sempre perfetto, a differenza di questo obiettivo che ha il fuoco manuale, ok? Rimanendo in tema accessori per la videocamera che state vedendo, allora ho anche un LED, ok, vediamo se vedete, ecco, ok, un LEDino che si attacca alla camera, di solito utilizzo per illuminarmi. Poi un ND filtro che serve per così, è completamente riflettente, però vedete che se io lo apro si vede, è sostanzialmente un oscurante di luce, non è niente di che, non lo utilizzo così tanto. Prossima camera che utilizzo moltissimo è la GoPro, ovviamente per tutte le riprese on board, GoPro 8, GoPro 7 Black, con poi abbiamo un sacco di attacchi, tipi di attacchi di questo genere, o attacchi normali, adesivi, attacco per la macchina, la chesti da mettere al petto. Un aspetto, ecco, che mi stavo dimenticando sono le batterie, vi consiglio, numeratele. Semplicissimo, stupidata, ma numeratele, perché poi non vi ricordate quale avete utilizzato e quale non avete utilizzato. Parte un altro cavalletto bruttissimo che quasi quasi sparerei via, è veramente schifoso, però ogni tanto lo uso. Altra cosa fondamentale, computer e hard disk o SSD esterni per archiviazione. Senza questi, ragazzi, una persona che produce video non potrebbe mai esistere. Ok, adesso voi avete visto tutta questa attrezzatura, ma voi direte: ma io non c'ho voglia di comprare tutta quella roba, chissà quanto costa. Effettivamente tutto questo costa un bel po', quindi non sto dicendo che anche voi dovete comprarlo, vi sto solo dicendo tutto quello che utilizzo io per fare i video che vedete. Oggi volevo parlarvi delle cose essenziali che servono, secondo me, per fare dei video, se non volete spendere un patrimonio. Oggi voglio parlarvi di come filmare al meglio con telefono e la GoPro, perché sono le due cose che probabilmente molti di voi hanno. Ecco, già in questo momento che sto facendo un video, vedete, adesso cambio tutto, perché io i video, infatti, di solito li faccio sempre verso sera, ragazzi. Per quale motivo? Proprio per questo, perché io nella mia postazione ho una scrivania dietro, ho una finestra dietro e quindi crea un sacco di controluce, e io infatti di giorno tendenzialmente non filmo mai, cerco sempre di fare i video in casa alla sera. Per quello voglio rifare tutta la mia postazione sostanzialmente, perché odio questa luce. Cambiamo un attimo inquadratura e postazione. Oh, com'è adesso? Cioè, almeno adesso la luce, ok, lo sfondo non è granché, non ho acceso nessun'altra luce. Cambiando, vedete, già solo l'inquadratura, l'angolazione della luce che abbiamo cambia totalmente il video che fate. Quindi mi raccomando, dovete sempre avere la luce, la fonte di luce che vi illumina. Comunque, ragazzi, parliamo subito di telefono. Non voglio fare differenziazioni Apple, Android, cosa è meglio, cosa è peggio, eccetera eccetera, vanno tutti bene. Vi posso dare dei consigli. Il primo, primissimo consiglio, come vedete io ho attaccato dietro questo aggeggio che si chiama Pop Socket. È un coso che vi permette di tenere il vostro telefono in mano in maniera comoda, senza che vi scivoli. Ok, tenendolo con una mano riuscite benissimo a fare qualsiasi cosa sul telefono. Per i video, ragazzi, sia che li fate verticali oppure orizzontali, fantastico. Ok. Però adesso volevo darvi proprio dei consigli per come filmare proprio col vostro telefono, per due particolari situazioni. Allora, o quando filmate voi un vostro amico, quindi girare, oppure quando vi filmate e fate un parlato, ci sono delle accortezze. Per esempio, ricordate che voi, quando avete uno schermo e fate un video, con la vostra visuale voi non vedete solo lo schermo, ma vedete anche attorno. Quindi con gli occhi riuscite a vedere anche attorno. Cos'è il difficile? Che a voi la scena vi verrà da guardarla con gli occhi, non tramite attraverso lo schermo. Invece
dovete fare il ragionamento contrario. Dovete guardare solo esclusivamente lo schermo, concentrarvi e focalizzare la vostra visuale solo sullo schermo in modo tale che riuscite a seguire perfettamente un soggetto. Soprattutto in bici, che magari è una scena veloce dove passa velocemente, guardate solo nello schermo perché sennò rischiate di perdere la scena e perdere il soggetto che magari è una scena unica, ecco. Ti fai subito? Ti faccio, Subito. Perché? Perché non è venuta bene. Quando invece vi riprendete, io vedo moltissima gente che quando riprende cosa fa? Tiene la propria testa al centro dello schermo. Il centro non è il punto di attenzione dello sguardo. Ci sono quattro punti focali. Si chiama la regola dei terzi e sono delle righe dove i punti focali sono quattro punti che si formano all'incrocio di queste righe. E appunto l'attenzione ricade o sopra la riga orizzontale o sotto la riga orizzontale o nei quattro punti. Tendenzialmente la vostra testa non deve essere al centro. È meglio tenere la vostra testa, diciamo, in modo tale che i vostri capelli coincidano con la fine dello schermo, proprio qui. E così appunto i vostri occhi sono esattamente più o meno sulla linea della regola dei terzi, oppure appunto cercate di stare in modo tale che coincidete sulla X di uno dei punti focali di questa regola. L'altra cosa difficilissima che anch'io faccio fatica è guardare in camera e non guardare lo schermo, perché così guardo in camera, così guardo lo schermo. Ecco, forse questo potrebbe essere un vantaggio di non avere lo schermino sulla camera, che così sono obbligato a guardare in obiettivo e non guardo nessuno schermo. Ok ragazzi, ma voglio farvi vedere come utilizzo io, che impostazioni utilizzo io per la GoPro. La cosa figa della GoPro 8 è che si possono creare queste, diciamo, impostazioni predefinite a seconda delle cose che facciamo. Per esempio, io ho salvato nei video bici, perché così ogni volta che vado in bici setto questa impostazione. Io tutte le volte filmo 27K a 60 frame al secondo con come obiettivo super view, come vedete. Una cosa fondamentale per tutti quelli che hanno una GoPro: quando filmate on board usate solo super view, perché è il campo visivo più ampio che offre GoPro. Poi tutto il resto in realtà è molto standard, cioè non faccio niente di che, cioè lascio tutto come settato. L'unica cosa che dovete accertarvi è la vostra sezione Pro Tune, il colore impostato sia GoPro e non il colore piatto, perché è sostanzialmente un preset che GoPro ha creato proprio per la propria camera. Le immagini eccetera vengono molto più luminose e più chiare e proprio stile GoPro se impostate questo tipo di colore. Scendendo ancora nell'impostazione arriviamo al punto critico secondo me della GoPro, che è vento, che io lascio su auto come regolazione. Anche sia con la GoPro 7 e 8 che hanno cambiato la posizione del microfono, perché adesso la posizione del microfono tra l'altro sulla GoPro 8 è proprio davanti, quindi quando andate in bici in questa direzione c'è il vento davanti, si sente veramente tantissimo. Quindi parlare intanto che tipo si fa downhill, che si raggiungono subito velocità abbastanza elevate e quindi il vento aumenta, inizia a essere veramente fastidioso il rumore del suono. Classica rossa del motorino. Ok, per risolvere questo problema mi sono documentato. Se uno volendo potrebbe mettere il microfono, poi adesso fanno il case specifico, media kit, sì, ma sono tutte cose costose, super ingombranti sulla GoPro, cioè da diventare una stupidatina grossa così diventa il doppio, se non il triplo. E dico, la GoPro deve rimanere tale perché mi ci deve stare sul casco, deve essere leggera perché già si sente il suo peso, se più ci aggiungo altra roba sopra si sente ulteriormente. Ho cercato, su internet ho trovato la soluzione che secondo me è veramente perfetta. Non l'ho ancora provato, ho aspettato questo video per provarlo e adesso volevo farvi vedere di che cosa si tratta. Di questi. Praticamente sono dei mini dead cat che, per farvi capire, ce l'ho sul microfono, però sui vari microfoni che vedete in giro vedete magari sempre questi robi qua, che sono nient'altro che dei gatti morti, vengono chiamati così, che si inseriscono nel microfono e riducono tanto l'effetto del vento. Ecco, questi sono dei mini dead cat che si possono applicare tramite dei mini adesivi alla GoPro. Bisogna individuare dove sono i microfoni della propria GoPro. Nel caso della 8 ce n'è uno qui davanti, ben visibile, e poi ce n'è un altro che invece è qui di fianco e corrisponde a questi due buchini, diciamo. Andrò a prendere uno di questi adesivini. Uno preciso, ok, quindi uno in questo modo, vediamo, questo lo metterò esattamente, ecco,
così tutto lì, sono liberi i buchi, diciamo. Va bene, proviamo a toglierlo. Ok, attacco il primo, così, prendiamone un altro. Eccolo qui. Il problema che magari voi adesso dite è, ma hai i peli davanti all'obiettivo. Effettivamente è vero. Infatti la soluzione è di prendere una bella forbice e fargli la barbetta. Questo è il risultato finale, ragazzi. Lo so, non è bellissima da vedere, però è molto funzionale. Uno, non avete speso miliardi, ma avete comprato questo coso che costa 18 euro e avete un sacco di questi adesivini o gattini morti di ricambio. Con poca spesa in teoria dovremmo avere tanta resa, ma andiamo a testarlo perché non l'ho mai provato, però in teoria dovrebbe risolvere veramente il problema. Ok ragazzi, questo è il test senza gatto sul microfono e come potete sentire c'è un filo di aria adesso, ho un filo di aria contro ma sto andando veramente piano, appena abbasso la testa si sente ancora di più. Ok ragazzi, stesso test di prima, però adesso con il gatto morto attaccato al microfono. C'è ancora più vento di prima in realtà, come mi sentite? Anche abbassando la testa. Proviamo a velocità più elevata. Ok, avete visto che con questa semplice soluzione l'audio cambia notevolmente, non sentiamo più quel rumore di vento, quel fruscio fastidioso nel video. Tra l'altro, a proposito di audio, volevo darvi una piccolissima tip. Quando editate i video, sia che usiate Final Cut, sia che usiate Premiere o qualsiasi programma di montaggio, quando riproducete un video, l'audio della GoPro non è perfetto, sembra un po' comunque ovattato, non è super clear. La soluzione che ho trovato: quando importate la clip nel vostro programma di montaggio, andate nella parte dell'audio e impostate treble boost, cioè alzate gli alti, perché rende l'audio veramente molto più crisp, molto più secco, come se aveste un microfono attaccato alla maglietta quasi. Ok ragazzi, stesso test di prima, però adesso con il gatto morto attaccato al microfono. C'è ancora più vento di prima in realtà, Va bene ragazzi, va bene, ma siamo giunti alla fine anche di questo video. Spero di non essermi dilungato troppo, anche se di cose da dire veramente su questi argomenti ce ne sono una marea. Commentatemi qua sotto qual è stato per voi il tip, comunque il consiglio che avete trovato più funzionale e più adatto alle vostre esigenze. E se avete altre domande scrivetemele sotto, che così magari facciamo un aggiornamento anche di questo video in futuro. E come dice il buon Michele Molteni, che tra l'altro sto seguendo veramente un sacco su YouTube in questo periodo di quarantena perché sta facendo video divertentissimi, andate a vedere il suo canale. Ciao!